dopo la pausa, diciamo pausa dello scorso anno, l'associazione Jeans 13 è tornata a San Giacomo. È tornata, speriamo di essere tornati più vivi che mai, con molte difficoltà burocratiche. La legge Gabrielli ci ha messo un po' in difficoltà a livello burocratico, abbiamo dovuto chiamare proprio un architetto, che tra l'altro ringrazio perché Elena Leone è stata bravissima a sbrigare parecchie pratiche col comune e ci ha alleggerito di parecchio lavoro. Devo dire che ci siamo contenti di esserci, perché finalmente per noi è San Giacomo, quindi per Rivarolo è importante, secondo me, ed è importante molto per noi, è un modo per stare insieme, per gioire insieme al paese, ecco. Questa è la prima serata, parecchio afflusso di gente, prossime serate, enogastronomia e musica? Assolutamente sì, domani sera abbiamo gli Stand Innovation, che è una cover di Vasco. E sembra che sono bravissimi, sembra che i musicisti hanno addirittura suonato con i musicisti di Vasco, quindi contiamo in parecchia affluenza proprio perché Vasco piace. E le altre serate non sono da meno, con i MEI 92 di Castellamonte, abbiamo il Recapito 78 di Rivarolo e ancora Alessio Gentili che chiude le cinque serate. Devo dire che il tutto accompagnato da buon vino e buon cibo, quindi meglio di così. La Ginestrella è tornata rinnovata anche nel direttivo? Sì, una sorpresa, ecco. Però ci sta, dai, cioè, nel senso, sono contenta, alla fine un po' più onerosa come cosa, un po' di più di fatica in più, ma in fondo siamo tutti noi, una comunità, c'è un po' di famiglia, c'è un po' di amici, quindi è un bel direttivo anche quest'anno e speriamo che continui, ecco, come tradizione. Anche questa sera dal palco ottima musica. Direi di sì, mi sono trovata di fronte dei professionisti, questi Music is Life, very good, veramente. Effettivamente è una sorpresa, hanno lietato questa prima serata in maniera professionale, proprio come dei professionisti. Altri eventi e iniziative in programma dopo San Giacomo? Sì, siamo già pronti per una gita a Međugorje, poi il 20 ottobre avremo la Sagra del Tartufo ad Alba, poi ci sarà un fiore per i defunti che lo fa tutti gli anni per commemorare i nostri defunti e poi una colletta alimentare verso l'inizio di novembre. Quindi ci siamo, ecco, siamo sul pezzo. I can't stand the rain.